Cosa ne pensate? Salve a tutti ragazzi e bentornati dal vostro Loretech. Oggi parliamo di monitor, ma prima di cominciare, sigla! Ragazzi, finalmente ci siamo, è arrivato il momento di fare l'unboxing di questo bellissimo monitor. L'ho comprato già da qualche settimana, per impegni lavorativi non sono riuscito ad unboxarlo. Finalmente è arrivato il momento. Parliamo dell'LG Ultra Wide, il modello è il 34WN650. Un monitor da 34 pollici, un bestione, una cosa incredibile. In questo video vedremo un unboxing e l'installazione di questo gioiellino, ma non perdiamo altro tempo e cominciamo subito. Come di consueto, prima di effettuare l'unboxing vediamo un attimo la confezione. Qui abbiamo il marchio LG Ultra Wide Monitor 34 pollici, modello è il 34WN650. Qua ci dà una misura per un'anteprima e qua ci dà il polliciaggio. Pannello di tipo IPS, supporto all'HDR e speaker, quindi la presenza di altoparlanti. Sicuramente non saranno un granché, però intanto ce li danno. Per ogni unboxing che si rispetti ci muniamo delle nostre forbici e cominciamo. Ok, come vedete qui vi dà già il consiglio, quindi open ear. Aprire qui, sicuramente sarà posizionato in modo da aprirlo agevolmente. Allora, come prima cosa troviamo il nostro piedistallo, lo mettiamo da parte, lo apriamo dopo. Ok, qui abbiamo il tubo per collegare il piedistallo, supporto. Ok, allora cavetteria con alimentazione e libretto di istruzioni. Ok, allora abbiamo rimosso il primo polistirolo, qua purtroppo è stato un po' distrutto, sicuramente durante l'imballaggio. Eccolo qua, la colorazione è bianca. Adesso faccio un po' di spazio e ve lo faccio vedere. È talmente grande che non ci sta neanche nell'inquadratura. Allora andiamo a rimuovere la protezione. Ecco qua. Ragazzi, veramente fantastico. Qui abbiamo il logo LG, lo giro anche alla parte posteriore per farvelo vedere. Ok, logo LG, supporto VESA, qui andrà agganciato eventualmente il piedistallo. Qui abbiamo le uscite, DisplayPort 2 HDMI, cuffie e alimentazione. Qui sotto è presente il joystick. Questo probabilmente ci consentirà di cambiare sorgente e di impostare il nostro monitor. A parte sotto sono presenti questi fori dove sicuramente verrà fuori l'audio con tutti i codici e i seriali del nostro monitor. Veramente bello. Adesso andiamo a montarlo. Montare il piedistallo. Questo è come si presenta il piedistallo, in alluminio opaco, non lucido. Questa è una cosa positiva, così almeno evitiamo di graffiarlo. Questa è l'asta per il nostro piedistallo. Che qui packaging veramente ottimo. Questo pistone praticamente ci dovrebbe permettere di poter alzare o abbassare il monitor. Ecco qui sicuramente sarà possibile regolarlo. Sì, infatti come possiamo vedere qui abbiamo l'aggancio, cavo di alimentazione, CD che non ci servirà a niente, un cavo HDMI, questo è un proteggi cavi, avvolgi cavi, qui possiamo mettere tutti i cavi per non farli vedere. Questo è il nostro alimentatore. Allora, una cosa positiva di questo alimentatore trasformatore, intanto ha già la predisposizione asciugo, quindi questo comunque ci permette di risparmiare un bel po' di spazio, soprattutto nelle ciabatte. E poi non ha il trasformatore classico esterno, ma è tutto integrato qui. Questo ci permette comunque di fare un bel cable management, perché come vedete il cavo è abbastanza sottile. Questa è veramente una cosa positiva, una bella ingegnerizzazione, devo dire. È la prima volta che vedo un cavo asciugo nei monitor. Ottimo, ottimo. Un cavo HDMI bianco, sì, potrebbe servirci, anche no, magari per collegare il mio Mac Mini ed evitare la mini DisplayPort. Comunque bianco non fa mai male. Molto bello questo che ci permette di raggruppare tutti i cavi. Adesso andiamo a montare il piedistallo. Qui c'è questa base qua, prendiamo il nostro piede. Allora, non potete sbagliarvi, non ci servirà nessun cacciavite, perché come vedete questo anellino permetterà di poter avvitare la nostra vite, quindi lo andiamo a posizionare in questo modo qui. Con una mano lo teniamo e con l'altra mano giriamo. Questa è una cosa ottima. Nel mio vecchio Samsung c'era solo la vite con una croce, questo è ancora più comodo perché così non vi servirà nessun tipo di cacciavite, potete anche non stringerlo troppo. Ok, e il gioco è fatto, il nostro piede è montato. Prendiamo il nostro piedistallo. Ok, allora vi faccio un attimo vedere. L'aggancio è molto semplice, ci sono questi due gancetti che vanno fissati qua, quindi lo alzate e poi lo andate ad abbassare in questo modo. Quindi ricapitolando, sentirete, dovrebbe fare un click, vediamo, perfetto. Per rimuoverlo dobbiamo spingere verso il basso questo perno e rimuovere. Questo tipo di aggancio ci velocizza e ci permette un'installazione intanto veloce, rapida e comoda anche da fare con una mano, visto l'ingombro del nostro monitor. Questo è come si presenta. Dobbiamo ancora centrarlo, non fate caso a quel cavo, dobbiamo ancora attaccare tutti i cavi, sistemare le casse. Veramente un bel upgrade. Sono passato da un 28 a un 34, questo è un 21 noni che mi aiuterà tantissimo nell'editing video per avere una migliore timeline. Dovrebbe avere anche delle belle opzioni, poi li vedremo questi nella recensione completa, ma adesso andiamo ad accenderlo. Ok, allora andiamo a srotolare il nostro cavo di alimentazione. Faccio vedere, qui lo abbiamo collegato da questa parte qua. L'ultima presa non potevamo utilizzarla perché altrimenti andava a spegnere la ciabatta. Abbiamo passato i fili dietro, tutti i fili sono sistemati, da sotto non si vede praticamente niente. Adesso prendiamo la nostra alimentazione e la andiamo a collegare. Ok, ha fatto un beep. Ok, qui è comparso un piccolo menu. Ok, adesso attacchiamo le altre periferiche. Ok, andiamo a collegare anche la DisplayPort e infine l'HDMI. Ecco fatto. Allora, cosa ne pensate? Bene ragazzi, questo unboxing termina qui. Se vi è piaciuto supportatemi lasciando un bel like, commentate, iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi aggiornamenti. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se anche voi utilizzate un 34 pollici o pensate di acquistarlo. Io in queste settimane lo proverò, lo testerò e vi porterò una recensione completa. A questo punto non mi resta far altro che salutarvi. Da LG e Loretech era tutto. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!